bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come. Sono i giorni dove tutti parlano di lui. Domani sarà il suo giorno. Alberto Matano sta vivendo queste ultime ore da scapolo prima di tuffarsi, anima e cuore, nel legame che durerà tutta una vita. Ma nelle ultime ore sembra quasi che il giornalista, conduttore calabrese ci stia ripensando. Ma sarà davvero così? Dopo Londra, la Bico, dopo il fine settimana dedicato al giubileo di platino di Elisabetta II, l'ombelico del mondo diventa il piccolo e bellissimo comune alle porte di Roma. L'11 giugno 2022 è il giorno dell'evento clou di questo inizio d'estate. Un evento annunciato non con squilli di tromba, ma quasi sottovoce, per non destare eccessivo clamore. Alberto Matano merita appunto perché è così che ha deciso il protagonista dell'evento, in accordo con colui il quale condividerà il suo momento più importante. Alberto Matano è pronto al grande passo anche se alcune sue dichiarazioni lasciano intendere che non sia poi tanto convinto nel compiere un'azione così importante e di grande responsabilità. Ma davvero Alberto Matano potrebbe tornare sui suoi passi? Alberto Matano, il matrimonio sa da fare. Un'intera comunità attende con ansia un evento che rimarrà nella loro storia. La Bico è la bellissima location, ad un passo dalla capitale, dove Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno deciso di pronunciare il loro sì davanti a colei che la coppia ha scelto come straordinario officiante del rito civile, ovvero Mara Venier. Sarà infatti la conduttrice veneziana, con tanto di fascia tricolore, a benedire, civilmente, la splendida coppia. Un matrimonio che vedrà la presenza, tra gli invitati, dell'attore Claudio Santamaria e della sua compagna Francesca Barra, nonché del cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. Ma gli occhi saranno, ovviamente, tutti per la bellissima coppia di sposi, nonché per il particolarissimo officiante. Ma c'è una frase di Alberto Matano che ha lasciato tutti un po' sgomenti. Ma cosa ha detto il conduttore della Vita in diretta? Il suo gruppo di lavoro e la rivelazione. Nel suo orizzonte l'11 giugno si distingue già in maniera nitidissima. Ma il giornalista, conduttore ha lavorato fino alla fine, da grande professionista qual è? Così invece di prepararsi, di curare ogni minimo dettaglio del momento più importante della sua vita, è rimasto circondato da quel grande gruppo di collaboratori che hanno permesso alla sua trasmissione, La Vita in diretta, di vivere una stagione entusiasmante dove, quasi sempre, l'intera concorrenza è stata sbaragliata. A seguito di questa inusuale situazione, ecco la sua sincera rivelazione, voi direte chissà dove sarà, si starà preparando eccetera. Io invece guardate dove sono, con la solita banda, ma sono da ricoverare, queste le sue testuali, ed ironiche, parole riportate dalla nostra It. Ma ormai ci siamo. Non ci sono più giorni, ma soltanto ore e minuti. La Bico. Mara, Riccardo aspettano soltanto lui e ad Alberto Matano resterà soltanto di aspettare quel momento che cambierà la sua vita. Per sempre. Auguri. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Yeah. We'll be right back.